partirà, dove arriverà, questo non si sa. Sarà come il Continental di Noè. La 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 la. Ecco, questo lo facciamo ossigenare a Venezia, così suona meglio, e dopo, se uno me lo ordina, lo restauro e diventa nuovo. Opla. Questo è un Continental che ho comprato da un signore che è rimasto disgustato dall'acquisto fatto da un altro mio collega e dopo ripetuti piccoli interventi ha deciso di liberarsene per comprarne un altro fatto direttamente da me. Non aggiungo altro, basta che guardate le plastiche. Allora, questo è un Continental 2 italiano, dovrebbe essere. Allora, alle plastiche inondate di colore che non fanno più passare nessun tipo di colore, quelle rosse, e sono del modello americano, perché quello italiano ha solo il fregio alla destra e l'altra è coperta. In più, la chiave che vedete qua, con la montatura sua, 4,40 di quello americano, mentre quello italiano dovrebbe avere la C microtecnica. Guardate come è stato venduto questo. Questo non avevano più le scritte stereo round e neanche le plastiche, quelle bianche che fanno da divisione del vetro, e gliene hanno attaccati col silicone così, e qui dove c'è questo, ci sono queste due brocchette, si erano rotti i cosi dentro, i pignolini filettati, e per non andare a saldarli con la puntatrice di nuovi hanno fatto quella porcheria così. Le porte non si chiudevano bene, guardate qua cosa hanno fatto, una brocca di qua, un'altra qua, vitine fuori qua perché le griglie vibravano, plastica crepata qua in mezzo, levato tutto il condotto dei soldi, fatto il bottoncino bello con il contatto sotto per le selezioni gratuite, vetro affumicato non si sa con cosa è fatto, è così, non vi faccio neanche vedere dentro. Questo in pratica l'ho adoperato per mettere in qualche mostra, allora ho messo i cartellini qua, anzi c'erano già, sì, che chi conosce questi cartellini sa già da dove salta fuori questo apparecchio, che io lo chiamo apparecchio venduto con la fretta della disperazione, perché io neanche se divento mutilato vendo una cosa del genere. Ecco, adesso mi giro, vediamo il ponte della Calatrava, Venezia, il fondoschiena di mia moglie è seduta mia figlia, ma andiamo avanti, questa è la curva del ponte degli Scalzi di Venezia. Ecco qui, si gira, abbiamo un sorpasso del vaporetto numero 188 di tutte le persone che devono solo guardare i gradini del ponte della Calatrava, perché se per caso ti azzardi a guardare il paesaggio ti trovi con le gambe all'aria, perché hanno fatto una serie di gradini fino a metà uguali, sicché il corpo si abitua alla distanza, sul più bello che sei sopra, che tenti di girarti e guardare il paesaggio, cambiano al setto dei gradini e ti trovi rovesciato. Ecco qua, questo è il Continental che sarebbe stato venduto per perfetto e funzionante. Non guardate l'etichetta che le ho messa, perché l'ho messo su un negozio a Venezia in mostra, adesso lo sto riportando nello showroom.
e adesso metterò col pennarello qui da restaurare. Naturalmente i vetri qua non c'è nessuna guarnizione né dentro né sopra, e mi sono solo accordato che funzionassero le lampadine, perché dentro ho staccato tutto. Ecco, questo è un restauro. Guardate qua la cromatura, questa è stata solo spazzolata, ma per difendersi dicono che è originale, ma se è originale non dovevi mettere neanche la formica qua. Guarda qua, hanno messo la formica sopra lo spessore suo vecchio, e qui c'è la rottura, e qui devo portare dal falegname tutto il tavolaccio, farlo levigare e farlo ritornare all'origine. Ecco, con questo da Venezia vi saluto, vi faccio vedere la faccia di Smerghetto, mio autista di fiducia. Questa è la chiesa degli Scalzi, passiamo sotto il ponte degli Scalzi, abbiamo lo scalo della ferrovia a Venezia. L'acqua oggi è abbastanza limpida. Ecco qui. Purtroppo mia moglie mi ha portato a Venezia. Così è cominciata l'avventura anche. È cominciata l'avventura, vedi, si è ossigenata mia moglie venendo a Venezia. E mia figlia uguale. Ecco, qui ci sono le famose baute della SIAE. Ufficio SIAE, qua abbiamo. Baute verdi e blu. Con questo siamo arrivati. Ciao a tutti, alla prossima.